Gli Stati Uniti non hanno né incoraggiato né consentito agli ucraini di colpire all'interno della Russia. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken allontana il coinvolgimento degli USA dalla serie di attacchi con droni in territorio russo. Dopo le due basi aeree di Ryazan e Saratov colpite lunedì, ieri anche l'aeroporto di Kursk è finito nel mirino di un drone. Kiev non riconosce la paternità, ma tuttavia festeggia gli attacchi. Secondo alcuni esperti, le forze ucraine avrebbero modificato un drone da ricognizione di epoca sovietica per penetrare così in profondità nel territorio russo. Gli Stati Uniti si smarcano quindi, ma stanziano altri 800 milioni di dollari per la difesa ucraina. Sul campo la guerra arriva al 287esimo giorno. Nella notte l'esercito di Putin ha nuovamente bombardato il distretto di Zaporizhia con droni e missili S-300, distrutte abitazioni civili, tre feriti, tra cui una ragazza di 15 anni. Attaccata con droni suicidi anche la regione di Dnipropetrovsk, dove continuano a risuonare le sirene antiaereo. Dall'altra parte del confine, la Bielorussia annuncia due giorni di esercitazioni militari, oggi e domani, ufficialmente per verificare l'efficace reazione a possibili atti di terrorismo. Ma si sa che in Bielorussia ci sono 9.000 soldati russi e Putin è da un po' che preme sull'alleato Lukashenko per convincerlo a scendere in guerra al suo fianco. Magari non adesso, più avanti. Secondo il segretario generale della NATO, Stoltenberg, la Russia starebbe cercando di congelare la guerra per preparare una grande offensiva in primavera.